Pizza. Ciao ragazzi, bentornati e ben ritrovati nel mio canale. Io sono Joe e benvenuti in questo nuovissimo video. Dopo gli ultimi eventi che si sono verificati negli scorsi video, ho una fantastica idea. Questa notte vorrei vedermi una serie televisiva di Netflix, ovviamente di Mercoledì Addams. Che cosa ne pensate? Non è una fantastica idea? Ovviamente non sarò da solo, perché con me penso e spero che ci sarà anche Sil, perché adesso glielo andiamo a chiedere. Hello! Ciao Sil! Ciao! Ti disturbo, cosa stai facendo? Ho scoperto questo libro incredibile, Joe. Non sapevo di avere le combinazioni, i problemi, tutto quello che si può risolvere in una partita di scacchi. Tipo questo? La scacchiera questa qua, vuoi giocare con questa adesso? Sì, Joe, la scacchiera, ci sono un sacco di combinazioni. Anzi, perché non facciamo una partita? Ho già imparato una cosa interessante. Ehi, calmati. Io non voglio giocare a scacchi, anche perché non so giocare a scacchi, Sil. Ok, allora perché mi stai disturbando? Allora fammi continuare, sono concentrata. Veramente non voglio disturbarti. Ero venuto a chiederti se tu per caso volessi guardare insieme a me la serie televisiva di Mercoledì Addams. Va bene, ci sta, ok, lo vediamo subito? No, un momento, che subito? Non mi fai finire di parlare. Io lo volevo guardare alle 3 di notte, Sil, alle 3 di notte. Sennò che sfizio c'è? Ancora con questa storia delle 3 di notte? No, Joe, lo sai che poi Netflix porta sfortuna alle 3 di notte. Me l'hanno detto un sacco di gente questi giorni. Cioè, mi stai dicendo che tu in qualità di ninja Jazz Combat hai paura di guardarti un film alle 3 di notte su Netflix? No, lo sai che non ho paura quasi di niente. Ma è che sai, potrebbe succedere qualsiasi cosa e ultimamente stanno accadendo delle cose che non ci aspettiamo. Cioè, non lo so, non mi fido. E dai, su, un po' di coraggio. Stasera c'è la serie di Netflix di Mercoledì Addams, non possiamo non guardarla, Sil. Joe, è pericoloso guardare film alle 3 di notte, non ci sto assolutamente. Anzi, mi è venuta un'idea. Fast food alle 3 di notte. Mi hanno detto che sta aprendo una cosa assurda. Forse vogliono imitare la famosa ricetta dei clown. C'è nell'aria qualcosa. Io sono curiosa. A quest'ora non si sa mai, potrei spiare qualche fast food di clown. Sì, ho intenzione di fare questo. Ma ciao, dove dopo. Vai? Ma dove vai, brutta pazza? Fermati. Ma è possibile che sei così pazza? Ma dove vuoi andare a quest'ora della notte in giro a cercare i fast food dei clown? Stai qua, voglio vedere la serie televisiva di Mercoledì. È bellissima. Fidati che ci divertiamo un botto. No, vai. Vado. Aspetta, dove vai? Fermati, calmati. Ok, facciamo così. Guardiamo Mercoledì Addams alle 3 di notte e in cambio un botto di snack. Che tipo di snack? Ho dei nuovi snack che non immagini neanche, Sil. Guarda, ti faccio vedere, seguimi. Ok, voglio proprio vedere che tipo di snack incredibili si sono riformati in questa casa. Ta-da! Guarda, allora puoi scegliere tra lo zucchero filato tipo cinema e quest'altro marshmallow tutto arrotolato. Quale scegli, Sil? Dimmi quale vuoi. Nessuno dei due. Come nessuno dei due? No, cioè, marshmallow non lo voglio adesso, non è il momento. Allora prendi questo. E questo non mi va adesso, io vorrei una cosa diversa, esplosiva, cioè una cosa veramente colorata. Oh my goodness. Ok, io prenderò questo zucchero filato, per te farò qualcos'altro, sì, mi faccio venire in mente un'idea adesso. Guarda cosa ho per te, guarda, biscotti, va bene? No, stai scherzando? Mi stai prendendo in giro? Ok, addio. Che addio, aspetta, dove vai, fermati. Dai, ti prego, torna indietro, aspetta, dammi una possibilità, ho una variante, dimmi. Ok. Guarda cosa faccio. Prima che ti arrabbi, guarda cosa combino. Allora, prendiamo un bellissimo bicchiere di questi americani che a te piacciono un botto. Lo mettiamo qui, prendiamo un tovagliolo rosso perché a te piace un botto il rosso e lo mettiamo dentro qui. Guarda cosa ti combino. E poi prendiamo questi biscotti al cioccolato, sono buonissimi, e li spezzettiamo dentro. Guarda quanti te ne metto, neanche a Babbo Natale abbiamo dato tutti questi biscotti. Guarda, ancora un altro e un altro ancora, voilà, guarda che roba, guarda che bellezza, è tutto per te. Ok, ora si può vedere il film, mi hai convinto, andiamo. Raga, hai visto come si fa? Ormai sono esperto. Quindi, film di Mercoledì Addams alle 3 di notte, ragazzi. Andiamo, let's go! Comoda? Tutto pronto? Abbastanza. Guarda, anche adesso attiviamo subito Wednesday Addams. Sono quasi le 3 di notte, mancano 2 minuti e cominciamo con la proiezione del film. Sei contenta? Ok, vediamo che cosa succederà. Sì, io questo zucchero filato non l'ho mai mangiato, a dire il vero. È la prima volta che lo mangio, l'ho comprato apposta proprio per guardare i film alle 3 di notte. Oddio, e non sai allora cosa c'è dentro? Penso zucchero filato, ma buh, sarà dentro da una vita. Proviamo ad aprirlo. Oh! Sì?
È cotone. Sembra cotone. Oddio, già ti fidi? Ma un profumo buonissimo. Sì, ma è la fragola? Com'è possibile? Davvero? Giuro. Oddio. Voglio provarlo, vuoi un po'? Aspetta, prima lo provo io. Com'è? What? È buonissimo. Provalo anche tu. Ragazzi, mettete nei commenti se avete mai provato questo zucchero filato, perché secondo me deve essere strabuono, soprattutto per vedere il film alle 3 di notte. Raga, cominciamo a guardare il film, ma è arrivato un momento importante. Dovete lasciare il like in questo momento, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto attivando la campanella e condividete questi video dappertutto, raga, perché sono tutti per voi strabelli. Nessuna tariffa. È una specie di omaggio. A me questo qua non mi piace per niente. Ha gli occhi strani. Molto strani. Troppo sporgenti, secondo me. Infatti lei lo osserva con una strana faccia. Guarda il Luna Park. Ancora un giostro. Bellissimo. Ancora niente abbracci, chiaro. Pazzesco. Tutte le volte lei vuole essere abbracciata, ma niente da fare. Lei nasconde qualcosa e l'ha presa di giù. Lui è molto strano però, Sil, guardalo. Sì, Joe, questo l'hai detto anche prima. Secondo me invece c'è qualcosa che forse lui è... Il panda, sì. Guarda che bello il panda. Però lei lo tratta troppo male, sto tizio, no? Joe, alla fine, mercoledì ti tratta tutti male, perché lei ha sempre ragione su quello che dice. Io se non andiamo ora, non faccio niente. Mi devo sbarazzare di un peso molto prima. Guarda. Dietro al parcheggio appena iniziano i fuochi d'artificio. Lui qua ha sentito, vedi? Ti ho detto che è strana la cosa. Lo sapevo che avrebbe preso il panda. È uguale a lei, il panda è solitario. Ma quanto è buono sto zucchero, guarda, provalo. Buonissimo. Ma questi qui mo chi sono? Cioè, questi sono i tipi della scuola. Ci sono sempre dei bambini della scuola. Ma cosa vogliono da loro, scusa, non capisco. Attenzione, oggi potrebbe essere una cosa. Forse la preside, se ne accorge. Non lo so, un bel casino. Comunque loro stanno scappando. E questi quei bastoni gli stanno andando dietro. Oh my goodness. Oddio. Che? Okay. Oh. Ha una visione. Sta avendo la visione. Cosa? Ha capito tutto. Guarda. Ok. Oddio. È tutto molto strano, sì. È tutto strano, cioè. Boh. E poi che ci fa nel bosco di notte questo? Boh, non capisco, guarda. Ok, lei è quello della visione, lui l'ha visto. E gli sta dicendo che è in pericolo. Credo che tu abbia capito male. Oddio, non è una trappola! Cos'è? Che cosa? Sei tu? Joe, hai sentito? Cosa stai facendo? Sto salvando tutti! Che è stato? Non lo so, però io ho sentito vibrare qualcosa nelle nostre spalle, Joe. Oddio, cominciamo? Non serve niente, dai. Ah, sei sicura, sì? Non lo so, mi è venuto tipo strano che... Io sento una vibrazione. Così. Aspetta, vado a vedere. Qua è tutto chiuso, finestre chiuse, non capisco. So, Gio. Boh, vabbè. Rimettiamo il film, va. Ok, qua era il tempo che sta per fargli una trappola. Ha una faccia troppo strana. Sì, infatti, è la classica faccia creepy. Non ti aspetti. Oddio, ma è impressionante, l'ha appesa all'albero. Sei tu. Ha potere. Ancora. Sto capendo niente, silenzio. Fa parte del film, no? Non mi hai detto niente. Non lo so. C'è qualcuno? Che cosa può essere? Non lo so, non capisco, sì. Aspetta. C'è qualcuno? Sì, porte e finestre sono tutte chiuse. Dai, non facciamoci suggestionare. Guardiamo film tranquilli e sereni. Lui potrebbe fare qualsiasi cosa. Sì, secondo anche me secondo fa parte me. Di uno dei quei gruppi strani che all'inizio avevano detto, perché qua ci sono varie razze di... Non lo so. Assurdo. No, ma quello... No, non ci posso credere. Te l'avevo detto io. No, ma che è? Cosa succede? Oddio, aiutami, sì. Aiutami. Aiutami. Oddio sì, aiuto! Oddio, non ci credo! Ma che cavolo sta succedendo, Joe? Ma dove sei? Oddio, ma che
avevo detto a Gio di non guardare mai fino alle 3 di notte. E che cosa fa lui? Che cosa, direttore di Sex? Cioè, ok, che cosa potrebbe mai aver preso Gio? Una creatura di Mercoledì Adams? Chi poteva essere? Ok, 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 spero di pensare cosa posso fare. Cioè, ragazzi, cosa posso fare? Oh, cavolo, oddio, non ci credo ancora. Gio, dove sei? Chi sei? Chi sei? Oddio, non ci credo. Gio, sei tu? Sei tu là dentro? No, non ti avvicinare. No, non ti avvicinare. No, stai lì. Oddio, Gio è... Ragazzi, non so se piangere o se ridere. Gio si è trasformato ed è punto exe. Oddio, la versione maschile del punto exe è ancora più pericolosa di quella femminile. Oddio, mi devo nascondere. Mi devo nascondere. Ragazzi, oddio, è pericoloso. Quello lì. Oddio, che cosa vuole fare? Ok, ok. Oddio, che cosa faccio, ragazzi? È pericoloso, ha un'arma. Ha il coltello. Ok, è veramente strano e inquietante con quella maschera. Oh, cavolo, non ti avvicinare. No, forse non mi ha visto. Forse non mi ha visto, se mi nascondo meglio non mi vede. Che cosa farà, ragazzi, secondo voi? Perché? Oddio, mi ha visto. Ragazzi, mi ha visto. Non ti avvicinare! Ok, ti offro una cosa che Joe piace tantissimo. Forse ritorna in sé in qualche modo, ok? Aspetta! Ok, ho un'idea! Ok, del cotone colorato! Cioè, che io chiamo cotone, ma in realtà è lo zucchero filato che Joe piace tantissimo. E sa anche di fragola, il suo frutto preferito! Joe, lo vuoi, vero? È buonissimo! Assaggialo! Tieni! Dai! Non fare così, senti il profumo, è buonissimo! Sentilo! È buono, vero che è buono? Che cosa vuol dire? Che cosa vuol dire? Con quella da... No, via! Oddio! Fermo! Oddio, via! Ma perché così arrabbiato? Come cosa ti ho fatto di male? Devo aspettare che l'effetto abbia fine. Cioè, devo aspettare ancora tipo 10 minuti, non lo so. 10 lunghissimi minuti. Mi devo allontanare. Nel frattempo devo trovare un altro posto per nascondermi. Un altro posto. Ok. Eccolo lì. Ok. Non mi stava vedendo. Ma che cavolo, non ci credo che ancora si è trasformato in Mercoledì punto XE. Cosa sta facendo? Oddio, lo sta assaggiando, ragazzi. Sta assaggiando il cottone e lo zucchero filato, voglio dire. Che cosa fa? Ragazzi, forse sta facendo un uovo cocktail con quella roba. Che schifo. Oddio, l'ha reso immangiabile in questo momento. È proprio strano, Gio. Oddio, forse se lo chiamo succede qualcosa. Ok, forse se lo chiamo, lo chiamo per 3 volte e ritorna normale. Secondo voi funziona? Non lo so, però io proverò. Gio, torna normale ora, perché sta scadendo il tempo e non sei quello che pensi, non sei Mercoledì.exe. Gio, ok, io adesso mi avvicino e tu tornerai normale, vero? Vero che tornerai normale? Tornerai normale, vero? Oddio, guardate, si sta muovendo. Ho un problema. Gio, oddio. Gio, è vero che sei normale? Oddio, ragazzi, è stranissimo. Oddio, forse si sta riprendendo. È finito l'effetto delle 3 di notte. In questo momento sono le 4. Quindi Gio ti deve essere ripreso per forza, vero? Gio, è tornato normale. Spero. Gio, ti prego, Gio. Cioè, sei normale, vero? Gio? Oddio, che mal di testa. Ehi? No? Perché sono qua a terra? Gio, sei tu, vero? Certo, sono io. Sei impazzita. Ok? Io chi sono? Chi sono io? Sil, sei pazza? Quante sono? 3, sì, ma cos'è? Un interrogatorio? Ora? Ma cos'è successo, Sil? Gio, quante sono? 2, ma basta! Ok, sei normale. Ma perché? Cosa dovrei essere? Scusami, cos'è successo? Un mal di testa bestiale? Cosa mi hai dato? Una botta in testa? Gio? Trasformato in Mercoledì Adams versione maschile, cioè una cosa orrenda. Pensavo che non succedesse e invece è capitato proprio a te. Ma cosa dici? Non è possibile, non ho fatto nessuna pozione, non ho bevuto niente, non posso essere diventato Mercoledì Adams. Mentre guardavamo il film, qualcuno è venuto alle tue spalle, ti ha preso qua dietro e ti ha portato via in bagno, dove ci si trasforma quando succedono queste cose. Cioè, oh my goodness, ma tutto questo è raccapricciante. Ma come è potuto succedere? Ah, è vero, abbiamo visto il film alle 3 di notte. E allora anche stavolta ha funzionato, Sil! Sì, ha funzionato! Sei un pazzo! Lo sapevo! Che fastidio! Lo sapevo che mi avresti ingannato con queste storie delle 3 di notte! E poi, quella roba lì, cioè, assurdo! Non puoi ingannarmi con il film di Wednesday Adams! E poi, è soltanto una... Guarda! Che
Che cos'è, Joe? Che cos'è questo? È una storia lunga. Una storia lunga? Non aprirlo! Non aprirlo, ti prego, non aprirlo. Non lo voglio neanche sapere. Raga, sì, non lo sa che cos'è quel libro. È un libro di un rituale che ho fatto qualche giorno fa. Se non avete visto ancora il video, link qua sotto per andarlo a vedere. Me l'ha dato Mercoledì Adams. È una storia lunga che poi adesso le racconterò. Comunque, raga, per adesso è tutto. Mi raccomando, non guardate mai i film di Mercoledì Adams alle 3 di notte. E noi ci vediamo alla prossima. Un saluto da Joe. Ciao!